Noi ci prepariamo con la musica per un epic fail oppure per rivederla finalmente su strada. Bene, in effetti la rivedremo su strada in questo che è il mio secondo vlog. Ragazzi, vi racconterò cos'era successo al volumetrico che ragliava come un asino. Non l'avete sentito nel precedente video, di cui vi lascio una scheda qui in alto a destra. Ora devo dire che la nostra è stata veramente una dimenticanza imperdonabile. La mia è quella del dottor Speedlab. In realtà non avevamo attaccato un tubo. Vabbè, comunque, in ogni caso, come direbbe il mio amico Alan Simoni, era veramente una cazzata con la Z, che è proprio quella. Belli del nord che mi scrivete sempre quanto siete belli e affettuosi, ma sta Z, ma dove l'avete lasciata? Fuori in terrazzino? Montaggi vostri. Buona visione. Cazzo. Avremo risolto il problema della Mini Cooper? Sì, pare di sì. Adesso Leo vi spiega cos'è successo. Allora? Funziona? Adesso mi devi spiegare che cos'è successo. Ma che te lo spiego? Sì. Fa ride però, eh. E le sorprese però non finiscono mai. 04, 0, no, non sale più del 0304. Rimontiamo tutta la musata, metto un po' di musica altrimenti Leonardo non lavora bene. 3, 2, 1, via. Allora Matteo, ora ci stiamo, in una situazione in cui posso e io ho bisogno di farti una domanda. Cioè, a te come ti è venuto, cioè, quando mi hai visto almeno, quando mi hai conosciuto? Sì. Ti è scattato subito qualcosa o... Nei tuoi confronti? O dopo sì. Un po' di tempo? No, più. E perché? Sei tecnicamente preparato e due che comunque sei una persona di cui mi posso fidare e ad oggi... Avere un buon rapporto di fiducia con il prossimo per me è di fondamentale importanza. Trasmetti comunque un'energia positiva. C'è sta, cioè tutti noi, tutte le persone che comunque hanno un certo tipo di, chiamiamolo così, affetto per una macchina. Verissimo. Affetto, allora di conseguenza è come se tu c'hai, cioè io non ce l'ho ancora figlio, però è come se tu avessi un figlio e lo devi affidare a qualcuno. Certo. Cioè te devi fidare quella persona, ok? E quindi io penso che la fiducia sia la prima cosa, cioè deve proprio stare alla base di questo tipo di rapporto che ci deve essere tra me e la persona che mi porta la macchina. Se io non mi fido di te come persona... Faccio fatica a lasciarti un pezzo del mio cuore perché queste macchine per noi sono la vita, ok? Soprattutto cazzo. Per te e per me, ma per tante persone che ci staranno ascoltando in questo momento, sono la vita, quindi sapere che ti sto a lasciare la macchina mia a te mi fa stare tranquillo. Se la pensi così, anche tu. Dico non è possibile, perché era sicuro che era un problema di aria, di troppo. Quindi mi sono avvicinato e quanto che mi sono avvicinato ho sentito che effettivamente come dall'inizio che soffiava da qui. Lo sai da soffiava? Da qui? Da qui. E lo sai perché? Perché questo qui è il tubo che va praticamente, sale, passa dentro al collettore, gira qui dietro all'intercooler e arriva qui sul coperchio punterie dove c'è sta valvola. Allora, quello che c'avevamo noi era un pezzo, ci mancava praticamente la parte sotto con l'innesto, cioè qui ci manca tipo un pezzo così, che sarebbe stato il pezzo che girava e andava lì dentro. Solo che io non l'ho visto perché... Era stuccato e non, cioè un tubo stuccato così non mi faceva pensare a una cosa del genere. Poi, quando ho sentito che era da lì, ho ricontrollato tutta la situazione e fondamentalmente era tutto montato. L'unica cosa che non mi tornava era questa, al che ho fatto la prova col dito, l'ho tappato, la macchina funzionava normale, ho ordinato il tubo in un giorno, originale, BMW, solo tramite Speedlab, perché sennò è impossibile. Sono riuscito a reperirlo, montato e niente, funziona. Quindi era una cazzata fotonica, proprio fotonica.
Solo che sai, dopo tutta la giornata con officina del pilota... Aspetta a dirlo. Adesso dobbiamo andare a fare un giro. Sì, vabbè, tocca andare a provare la macchina, però già che gira così, mo vuoi mettere che esplode quando che la stiamo a provare? Cioè, mi auguro di no, insomma. Perché siamo in movimento. Il problema è quando siamo fermi. Quindi come fa a pensare che è quella ventola che ti dicevo? Cioè che da fermo non parte? Che da fermo non attacca la ventola primaria, quindi quella che deve attaccare nel momento in cui il motore sta per surriscaldare. Infatti qua sembra che è scesa un po'. Sì, non... O è rimasta para? Gente mi attraversa così, se non c'è un mezzo alla strada. Senza strisce. Si è scesa, eh? Ma tocca, sì, io non lo vedo quello è buono, ma tocca, se sicuramente non mi è piaciuto quel rumore che ha fatto. Sembra che lo fa, sembra il rumore dei volumetri, perché lo fa quando sta per entrare il volumetrico. No, l'hai fatto a rilascio. Infatti la sento che non va. Aspetta. Però dietro quasi. Aspetta, non provo. Se ti fermo si sente. Che quel sensore che si è stuccato non, dove io gli ho fatto la riparazione, potrebbe essere che non tiene la pressione. No, ci può stare perché sono tubi rigidi. Se sì. Così è, tocca semplicemente prendere l'innesto col tubo, sì. Come abbiamo preso lì, uguale, sì. Stessa sì, cosa. Sì. Perché mi sembra che venga da di qua il fischio. Sì. A livello di guarnizione della testata, queste cose ti sembra tutto a posto? Oppure. Sì, no, la testa secondo me è ok, perché se trafilava dalla testa quando io tiravo, per quanto comunque adesso non fa pressione, ma quando io tiravo doveva salire su di temperatura, perché gli passavano i gas di scarico, una volta aperto il termostato passavano i gas di scarico, si mischiavano con l'acqua e alzavano vertiginosamente la temperatura. Però rimane il fatto che a macchina ferma sale. Sì. E questo sai da che può dipendere? Sì, quello è praticamente sta macchina c'ha due ventole, una attacca a tot temperatura e un'altra attacca a un'altra tot temperatura più alta. Di solito, di difetto, queste c'hanno che sulla prima ventola, quindi quella che attacca a temperatura più bassa, cioè nel momento in cui ha bisogno di ventilazione, praticamente se brucia il resistore c'hanno dei problemi, dei difetti e non attacca. Di conseguenza incomincia a salire temperatura al motore, a un certo punto attacca la seconda ventola che però non basta per farla scendere temperatura. Certo. Allora, di solito quando succede questa cosa si fanno due cose: o si compra il ricambio commerciale, ma il ricambio commerciale essendo difettoso comunque di serie dura un anno e mezzo, poi si rirompe, se no va fatta una modifica con bypass, con una resistenza, e in quel modo risolvi il problema perennemente. Oh, l'hai preso! Ti fai male te poi, eh? Ma levategli la patente, ma era una ragazza! No, è un ragazzo, quello sa che fa? No! Tanto quello prima o poi si schianta, quello passa sempre su sta via a cannone. Sto due volte, questa è la terza volta che lo liscio con la macchina. Dunque amici, ricapitolando, lo vedi quel sensore lì?
quello va ovviamente sostituito, come va sostituito il bulbo della ventola del radiatore, che la fa partire tra gli 87 e i 92 gradi. Sistemate queste due cose, teoricamente, incrociamo le dita, la Mini dovrebbe essere pronta. Colgo l'occasione per proporvi un altro vlog durante la metà della prossima settimana, in modo che possiamo stare ancora insieme e raccontarci delle storie di passioni di auto. Spero tanto il video ti sia piaciuto, se ti è piaciuto metti like, commenta qui sotto, fammi sapere che ne pensi e noi ci vediamo domani, ciao! Ordiniamo il pezzo e ci sarà un altro capitolo, quindi dai. Speriamo che il terzo sia l'ultimo, anche sì. Perché dopo gli abbiamo cambiato tutto, sì. Cioè veramente, gli abbiamo cambiato tutto, qualsiasi pezzo è tutto cioè, nuovo. Ah, dimenticavo, iscriviti al canale! Thank you.